Qualche mese dopo, la compagna di Benetton ha fatto analizzare le uova. Mesi dopo, erano piene di diossina, piene. Superavano tutti i limiti. Calcolate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che non esiste nessun limite di tollerabilità per le diossine, non ci sono proprio limiti. E lì erano piene, piene queste uova. Sapete che cosa hanno detto le autorità locali? Ma fatevi tutte le frittate che volete, di qualcosa dovrete pur morire. Allora, questa gente, cosa facciamo? La picchiamo? Non lo so, però non la possiamo lasciare dov'è, perché sono dei pericoli pubblici. Comunque, se qualcuno ha voglia di leggersi un po' di malefatte dell'ARPA, può andare sul mio blog, e ultimamente ho scritto un articolo proprio su questo. Ne parlavo oggi a pranzo. Mettono una centralina a Monza, loro le taroccano tutte le centraline, da un dato, 101 mg per normal metro cubo, microgrammi per normal metro cubo. Limite 40, loro arrivano a 101, quindi già siamo oltre a un limite, loro comunicano 101. La comunità europea di fianco aveva messo la sua centralina per vedere se l'ARPA lombarda fosse affidabile. Mentre la centralina lombarda dava 101, la centralina europea dava 180. Questa notizia io non l'ho avuta come pettegolezzo, è pubblicata sul Corriere della Sera, che tutto è fuorché un giornale rivoluzionario. L'ARPA ha continuamente episodi di questo genere. L'ARPA va chiusa se vogliamo in qualche modo difenderci. Va chiusa, a parte i costi che ha, che sono paurosi. Pensate che l'Emilia Romagna ha il doppio di personale rispetto al personale di tutta l'Austria dell'ente omologo all'ARPA. E noi abbiamo sette enti che si occupano di ambiente, l'Austria ne ha uno. Bene, solo in Emilia Romagna abbiamo il doppio di tutta l'Austria. Ma l'ARPA controlla qualche parametro degli inceneritori, qualcuno ne controlla. Questi, per esempio, di questi noi non abbiamo notizie. Questi sono pubblicati su Chemosphere, che è una delle grandi riviste di chimica dell'ambiente. Tutti questi sono patogeni. L'ARPA non ne controlla nessuno, ma l'elenco non è finito qui, perché ce n'è ancora, nessuno è controllato, ma ce n'è ancora, nessuno di questi è controllato. Quindi noi non sappiamo nulla dell'inquinamento, nulla, non solo. Voi vi ricordate quando qualche anno fa il governo Prodi sta cadendo? Occorreva in qualche modo proteggere il business degli inceneritori. Allora Prodi che cosa fa? Prepara in fretta e furia una legge dove dice gli inceneritori, come tutte le fonti energetiche, diventano segreto militare. Quindi se io vado a indagare vado in carcere per un minimo, pena minima sono 5 anni per indagare su che cosa io respiro e mangio, cioè io cittadino non lo posso sapere. Mi mettono in galera se lo voglio sapere. Nel frattempo il governo Prodi cade e entra Berlusconi. La prima legge promulgata da Berlusconi è stata quella di Prodi, che lui ha preso pari pari, l'ha messa sulla Gazzetta Ufficiale. Perché questo? Perché quando si è commensali si gode tutti della stessa ricchezza di mensa. Quindi destra, sinistra, mangiano tutti lì. Quindi noi di tutta questa roba non sapremo mai niente, mai. E adesso tocca a voi di San Benedetto occuparvi di queste cose, perché voi avrete questa bella centrale, questo bel impianto in cui vi sotterreranno 500 miliardi di metri quadri. Ho letto che sono un po' di più di 500 miliardi, 522. Quanto? Più di 12, un po' di più di 500 miliardi di metri cubi di gas, e li infilano sottoterra. Poi
se succede qualcosa, metti una scossetta di terremoto e fa il botto, faremo piedi grotta, cioè ci divertiamo. Ma questo è uno dei tanti problemi, magari un terremoto non verrà mai. Bene, c'è questa produzione di... Queste sono le quantità di polveri che, secondo il costruttore, vengono emesse. Questi non sono dati miei, quindi io li ho presi, me li hanno mandati, non so se siano veri o non veri, ma non ha molta importanza. Il fatto è che ufficialmente questo impianto, la sua candela, produce polveri sottili, con tutto quello che abbiamo detto, produce ossidi d'azoto, con tutte le particelle secondarie, con tutto quello che vi ho detto prima, produce questi composti che sono dei composti organici, non, dei composti organici che non contengono il metano, e anche questi sono molto aggressivi, e contiene degli idrocarburi. Ecco qua. Questi sono i numeri ufficiali, credo che siano quelli buoni, ma ha poca importanza se sono quelli. Questa roba perché ve la dovete respirare? Cioè c'è qualche motivo? Avete desiderate respirarvi quella roba? Se desiderate respirarvela, siate tutti d'accordo con i vostri politici e accettate questo impianto. Se non siete d'accordo, fatevi sentire, perché se state zitti, se fate il popolo bue, è quello che vogliono questi signori politici, cosa che non mi pare che sia proprio, insomma, la salute è vostra, dopo tutto, mica loro, anche voi, se loro sono... Voi sapete che il sindaco è la maggiore autorità sanitaria del comune? Non c'è nessuno più in alto di lui. Se il sindaco, ed è già successo, se il sindaco mette a rischio la vostra salute e viene provato che una patologia è stata provata da un atto sbagliato del sindaco, basta una patologia, e ci sono dei rompiscatole che possono dimostrarlo, io per esempio, il sindaco va sotto processo penale. Si rischia la galera si rischia. Quindi è meglio che il sindaco lo sappia. Io non lo conosco, non so manco di che partito sia, non ho idea. Io so solo che quando dico questa cosa nei luoghi in cui c'è una amministrazione di sinistra, dicono che io sono un fascista, quando lo dico dove c'è un'amministrazione di destra, io sono un vetero comunista. Si sappia comunque che io sono contro, io sono in opposizione dovunque. Però è meglio che vi svegliate. Ah, poi c'è la CO2. Ah, c'è la CO2, cioè c'è l'anidride carbonica. Sapete che noi abbiamo firmato un protocollo e ci siamo impegnati a diminuire la quantità di CO2 e l'aumentiamo tutti gli anni. Effetto serra, poi piove, poi in 17 minuti vengono giù 50 mm di pioggia, quanto ne viene in un mese. Allora Genova... viene fuori disastro, morti, distruzione, 300 milioni di danni. Beh, la CO2 sul clima non ha un impatto piccolo, non ce l'ha piccolo. Quindi forse un'occhiatina è meglio darla. Ma voi non vi dovete preoccupare. Avete la fattoria, il Grande Fratello, amici, adesso non so perché io non frequento la televisione se non quando mi tocca andarci. L'altro giorno ero a 1 mattina, sono uscito che ero disperato perché dall'altra parte c'era una parlamentare che si chiama Nunzia De Gerolamo del PDL. Il PDL è un caso, molto graziosa, ma signori, da suicidio. Diceva delle cose veramente... Io pensare che un personaggio di quel genere ha un'influenza su 60 milioni di persone, ma io mi sparo. Io dipendo da quello che dice lei. Lo sapete che curriculum ha questa? Curriculum politico? Andate a vedere su internet, c'è il curriculum. Il curriculum è questo, viene eletta, non si sa per quale motivo, viene eletta. Per carità, benissimo. Qual è la sua gloria? Che si è scambiato un bigliettino con Berlusconi. Berlusconi le scrive: se riceverà un invito galante, non lo rifiuti. E lei risponde: io li accetto solo da lei gli inviti galanti, bacioni. Accidenti, che poi. Cioè, ma roba, uno statista vero questo, De Gasperi.
Bismarck, nessuno, Bacioni. Ma abbiamo anche personaggi di questo genere, quello che ormai è diventato il professor Zero, Umberto Veronesi. Umberto Veronesi è un personaggio molto interessante. Ambiguo. Dal punto di vista scientifico è una nullità, non vale nulla, nulla. Però ha un grande fisico, un grande physique du rôle, perché è vecchio, ma portati benissimo questi anni, atletico addirittura, parla benissimo, è ammanicato dappertutto e è pieno di quattrini. Che ha fatto sulla salute della gente? Ma per carità, è un imprenditore. Un giorno questo signore va a Rai 3, va a Rai 3 e Fabio Fazio, a trasmissione Che tempo che fa, gli chiede: ma i termovalorizzatori, perché allora inceneritore e termovalorizzatore sono due parole molto, sono la stessa cosa, ma sono molto utili. Inceneritore è la parola normale. Quando voi sentite dire termovalorizzatore, sappiate che chi lo ha detto è o un ignorante o un mascalzone. Quindi scegliete uno dei due. Fabio Fazio dice: ma che cosa fanno sulla salute i termovalorizzatori? E Veronesi dice: zero. Con le mani così, pollice e indice a cerchio, zero. Poi dice: abbiamo fatto ricerche, abbiamo scritto pagine e pagine sull'argomento, non è mai risultato niente, non fanno niente. Allora uno dice: ma strano, perché non mi risulta. Va a vedere che cosa effettivamente ha fatto Veronesi sull'argomento. Se ha fatto gli studi, da qualche parte saranno. E gli studi sono assolutamente omogenei con il suo zero, perché sono zero. Lui non ha mai fatto nulla, nulla, sugli inceneritori, non solo, ma non sa nemmeno che cosa sono. E non lo sa, e questo se voi avete voglia di andare su internet lo trovate, perché c'è un bel filmato in cui c'è una giornalista che becca Veronesi a una festa. Lo becca e gli dice: ma professore, lei ha detto questa storia di zero. Lui dice: certo, certo, perché non fanno niente, dice. Anche questa lo incalza e gli dice: ma lei ha fatto studio, ma perché ha detto zero? Lei sa, cioè lei è disponibile a confrontarsi con degli scienziati su questo? E lui dice: io non faccio confronto. Perfetto, da buono scienziato non fa confronti, cioè lui dice le cose, poi il suo sottoposto, che è Dio, le metterà in pratica. Questa intervistatrice dice: ma come fa lei a dire zero? Che dati ha? E lui dice: i miei in generale mi hanno giurato che è così. Allora, I miei. Allora, a questo punto, questo è il nostro scienziato di corte. Bisogna diffidare di personaggi di questo genere, perché sono dei pericoli pubblici, perché entrano nei cervelli, nella credulità popolare. E perché? Perché molto astutamente loro vendono delle illusioni che sono piacevolissime. Non ti preoccupare di niente. L'inceneritore non fa niente. Stamattina sentivo Berlusconi: la crisi è un'invenzione, non c'è. E la gente allora, tra un Veronesi che dice l'inceneritore fa zero e un rompiscatole come me che ci ha studiato sopra, che ha degli studi che vanno a finire a livello mondiale, ma che vi dice: guardate che morite, che cosa preferite voi? Preferite Veronesi? Certo, ma è una cosa che è tipica dell'uomo. Pinocchio dava retta al lucignolo, dava retta al gatto e alla volpe, e mica dava retta al Geppetto o al grillo parlante, perché loro gli proponevano delle cose belle, comode, piacevoli. E si fa così a fare i miliardi.